Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maurizio e su questo canale parliamo di nutrizione, sport e crescita personale. Di che cosa parleremo nel video di oggi? Parleremo di cosa mangiare prima e dopo l'allenamento. Io direi di iniziare subito e di partire proprio dall'importanza dell'alimentazione nell'allenamento. Alimentazione e allenamento vanno di pari passo, ok? Una si ripercuote sull'altra per quelli che sono i nostri risultati, ok? Noi facciamo sempre questa proporzione, ok? 80% nutrizione, 20% allenamento. Per quale motivo? Tante persone fanno sport, fanno allenamento perché così possono mangiare quello che vogliono, ok? Quindi soprattutto nel mondo della corsa, io ho corso per diversi anni in passato e ho conosciuto tantissime persone che dicevano: io corro perché così posso mangiare quello che voglio, ok? Naturalmente capite bene che questa cosa non funziona. Per quale motivo? Perché innanzitutto la nutrizione è il carburante per il nostro corpo ed è quello che ci permetterà anche di rendere al meglio durante i nostri allenamenti, durante il nostro esercizio fisico. Quindi una buona nutrizione si ripercuote positivamente sui miei allenamenti, così come un buon allenamento si ripercuote positivamente sulla mia alimentazione, ok? Quindi dobbiamo imparare a gestire i nostri pasti anche in base al tipo di allenamento che facciamo, che svolgiamo. Quindi che cosa andare a mangiare prima e dopo l'allenamento? Iniziamo prima di tutto a parlare di che cosa mangiare prima, ok? Bevo prima un sorsino d'acqua. Cosa andiamo a mangiare prima? Noi prima di un allenamento, essenzialmente di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di energia, eh? E l'energia ci viene data prevalentemente dai carboidrati. Quindi prima di un allenamento va bene una porzione di carboidrati, magari anche un pochino più grande rispetto al solito. Per quale motivo? Perché durante l'allenamento io andrò a bruciare più calorie e andrò a bruciare più energia rispetto a ciò che faccio di solito, ok? Cosa potrebbe essere, ad esempio? Il consiglio è sempre quello di abbinare dei carboidrati anche a un pochino di proteine prima di un allenamento, ok? Le proteine non sono così fondamentali prima di un allenamento, ma date in misura minore con dei carboidrati rendono sicuramente il pasto pre-allenamento più completo. Potrebbe essere, ad esempio, che ne so, potrei mangiare dei cracker con del formaggio spalmabile a basso contenuto di grassi, oppure potrei mangiare del pane con dello yogurt a basso contenuto di grassi, ok? Quindi ho una fonte di carboidrati e una fonte di proteine, cercando, come vi dicevo prima, di non esagerare con le proteine, perché sennò rischio di andare ad appesantirmi troppo nel corso dell'allenamento, e cercare di fare questo pasto almeno un'ora e mezza prima dell'allenamento. Invece nel post allenamento che cosa andrò a mangiare? Che cos'è importante nel post allenamento? È importante andare a recuperare dal punto di vista muscolare. E che cos'è che mi permette di recuperare dal punto di vista muscolare? Mi permette di recuperare
sono le proteine, ok? Le proteine mi permettono di andare a recuperare dal punto di vista muscolare. E in questo caso che cosa potrei andare a mangiare? Fanno bene gli stessi pasti di cui vi ho parlato prima, ma cambiando le proporzioni. Quindi potrei avere un po' meno carboidrati e un po' più proteine. Quindi se nel preallenamento magari avevo mangiato 2 fette di pane con un po' di, facciamo un esempio di grammatura, naturalmente questi sono solo esempi, ragazzi, non prendeteli come consigli personalizzati, ok? Quindi magari nel preallenamento ho mangiato 2 fette di pane con 50 grammi di formaggio spalmabile, nel post allenamento potrei mangiarmi mezzo pacchetto di cracker con una confezione di yogurt a basso contenuto di grassi, ok? Questo è solo un esempio, ok? Non è un piano alimentare personalizzato, perché ognuno di noi ha le proprie esigenze e capite bene che non sia possibile avere qualcosa che vada bene per chiunque, ok? Poi idratazione e integratori, ok? L'idratazione è fondamentale nella vita in generale e ancor di più quando facciamo sport. Un'idratazione adeguata ci permette di rendere meglio anche nelle nostre performance sportive, ok? Quindi io dovrei cercare sempre di avere la mia borraccia con dell'acqua. Se fa particolarmente caldo, magari arricchita anche con dei sali. Se sono una persona che suda particolarmente, anche in questo caso magari dell'acqua arricchita con dei sali, ma fondamentale l'idratazione, ok ragazzi? Come abbiamo detto più volte, noi dovremmo cercare di bere 3 volte il nostro peso, ok? Quindi se peso 80 kg, 3 per 8, 24, dovrei bere circa 2,5 litri di acqua al giorno. Nei giorni in cui faccio sport, magari dovrei cercare di arrivare a 3, ok? Quindi quando fa caldo e quando faccio sport, dobbiamo cercare di aumentare l'apporto idrico, ok? E poi altri tipi di integratori, naturalmente quello che potrebbe essere un integratore proteico. Un integratore proteico da utilizzare nel post allenamento, per quale motivo? È una cosa pratica, veloce, che mi permette di andare a integrare a livello di proteine e anche un pochino di carboidrati, ok? E anche in questo caso devo cercare di andare a pianificare le mie giornate rispetto anche alimentari, dal punto di vista anche rispetto a quelli che sono gli allenamenti, ok? Quindi facciamo un esempio di giornata che potrei avere magari domani. Quindi mi faccio magari la mia colazione verso le 7, eh? Verso le 10 faccio il mio spuntino perché so che nella pausa pranzo mi andrò ad allenare. Quindi magari il mio spuntino è un po' più abbondante e potrebbe essere, come dicevo prima, magari un pacco di cracker con mezza confezione di fiocchi di latte, ok? Questo potrebbe essere il mio spuntino. Poi nella pausa pranzo mi alleno e potrei utilizzare il pranzo come post allenamento. Quindi nel mio post allenamento andrò a mangiare la mia bella porzione di proteine, un pochino di carboidrati e andrò a mangiare una bella quantità di verdura, perché noi ricordiamoci sempre che la verdura è la porzione più grande
del nostro pasto, quindi è la parte più preponderante del nostro pasto. Poi potrei fare una merenda nel pomeriggio e la mia cena, e ho impostato quella che è la pianificazione dei pasti della giornata. Ok? Io direi, ragazzi, che per oggi vi ho detto tutto. Rimaniamo semplici, eh? Noi sappiamo che non dobbiamo diventare degli atleti professionisti, non dobbiamo andare alle Olimpiadi, ma dobbiamo fare le cose in maniera semplice ed efficace per quella che è la nostra vita. Quindi, riassumendo, abbiamo visto l'importanza dell'allenamento, dell'alimentazione nell'allenamento, quindi di quanto sia importante imparare a associare le due cose, ricordandosi sempre 80% nutrizione, 20% allenamento. Abbiamo visto cosa mangiare prima dell'allenamento, l'importanza del recupero post allenamento. Abbiamo parlato di idratazione, integratori, e abbiamo visto come andare a pianificare quella che è la nostra giornata alimentare. Bene, ragazzi, per oggi è tutto. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Se avete delle domande, scrivetemele qui sotto. Lasciate un commento, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.